Radioattività. Liberamente, la nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da Agri Alimentari Chilometri Zero. Lo trovi in via dei Rettori 2 Barra e in via del Pane 8, nel cuore del ghetto. Agri Alimentari Chilometri Zero. Buonasera gentili amici di Radioattività, ben ritrovati all'appuntamento con Liberamente. Un saluto da Guido Roberti, un piacere ritrovarvi all'ascolto della nostra trasmissione. Anche perché oggi iniziamo un nuovo viaggio, quello relativo alle immagini. Immagine e mente è il macro argomento che terrà banco nel mese di marzo e in particolare partiremo con la funzione dell'immagine nel cervello, quindi l'anatomia del cervello, la linea diretta con l'inconscio scavalcando il pensiero cosciente. Argomenti sicuramente stimolanti e chi può introdurci a questi argomenti meglio della dottoressa Maria Bossa che ritroviamo. Ben ritrovata dottoressa Bossa. Salve a tutti, buonasera, siamo qua di nuovo e come sempre con mio grande entusiasmo e gioia nel raccontarvi la mia comprensione della mente libera e della psiche, no? In qualche modo come noi riusciamo a vivere la realtà. Allora Guido, ci dedichiamo un po' alle immagini questa sera, cerchiamo un po' di capire che cosa funziona nel nostro cervello quando le immagini si muovono e si attivano. Allora, innanzitutto dobbiamo considerare una cosa, che la realtà non è la stessa per tutti gli esseri viventi, perché in qualche modo noi abbiamo una specie di telecamera che possiamo considerare la nostra visione, i nostri occhi, che vedono il mondo in un determinato modo perché sono stati preparati per poter dare al nostro cervello degli input che poi lui trasformerà in immagini e in visioni. Ma in effetti, che cos'è un'immagine, no? Noi siamo abituati a camminare, a muoverci, a vedere le distanze, a sapere che il nostro mondo è fatto a colori. Ma le immagini non sono altro che una serie di input mandati al cervello. Se ricordiamo le prime lezioni che abbiamo fatto, le prime trasmissioni che abbiamo fatto, no? Il povero bambino piccolino che nasce ha solo una serie di input. Il cervello poi piano piano decodifica queste cose e si forma il suo mondo esteriore, che corrisponde poi a quello che gli viene mandato dall'esterno. Allora, cosa succede? Se noi, per esempio, il paragone proprio che ci può aiutare a capire come si forma l'immagine dentro di noi è quello di una pellicola cinematografica. Cioè, in fondo noi andiamo al cinema, vediamo la televisione e siamo convinti della continuità dell'immagine che vediamo. Invece, in effetti, è una successione continua di tante immagini singole ed è la stessa cosa che avviene dentro di noi. E quindi è come se dentro di noi si formasse una serie infinita di pellicole, tante pellicole che vengono immagazzinate dal cervello. Ecco, come avviene la decodificazione? Io vedo un albero, i miei occhi vedono un albero, qual è il processo proprio scientifico che porta, che porta il mio cervello a questo punto a intraprendere e capire che quello è un albero, dagli occhi al cervello? Sì, perché l'albero emana delle radiazioni che sono dovute proprio alla luce, a delle vibrazioni della materia. I nostri occhi hanno dentro di loro delle cellule che sono addetti a ricevere queste vibrazioni, no? È quindi un po' come una televisione che riceve gli impulsi elettromagnetici, che sono coni e bastoncelli, queste celluline che sono nel nostro cervello. A questo punto queste celluline mandano l'input a alcune aree del cervello, che si chiama area visiva, che sta nella parte della corteccia cerebrale, poi parleremo un po' per il cervello per spiegarvi. A questo punto il cervello riceve questa immagine e che cosa fa? Prende tutti questi impulsi e lo dico a mo' di televisione, a mo' di pellicola, li sposta tutti
in un'altra parte del cervello, che è l'area della memoria e che io amo chiamare il vaso di Pandora, perché là dentro finisce tutto. Tutto quello che noi vediamo viene zoom, 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 viene immagazzinato in questa parte del cervello. Però attenzione, Guido, devo dire ancora un'altra cosa, se no poi non si capisce bene. Questi impulsi che ci arrivano, no, che quindi si trasformano in immagine, per diventare memoria hanno bisogno di una cosa importantissima, dell'emozione. Perché se noi non abbiamo l'emozione, questo impulso che arriva lo vediamo, lo mettiamo e ce lo dimentichiamo. Invece la memoria è legata, è come se fosse la colla della memoria e l'emozione. Recentemente ho sentito, credo per televisione, una curiosità, ovvero che gli anziani, quando non ricordano, può non essere per magari una patologia, ma perché il loro cervello ha talmente tanti ricordi, ha immagazzinato talmente tanti episodi, che è un hard disk pieno. Ho sentito questo concetto qua del cervello, quindi il nostro cervello in qualche modo immagazzina nel corso degli anni tante di quelle informazioni, che a un certo momento è pieno. Lei come vede questa opinione da parte di questi scienziati che hanno espresso questa opinione? Seguito, io penso che rispetto al mistero del cervello ci siano da tante ipotesi, tante teorie. Consideriamo che le cellule del cervello sono quanto tutte le stelle del nostro universo. Accidenti. Per cui questo intanto ci fa capire il miracolo che abbiamo dentro di noi. C'è purtroppo un problema, mi dispiace dirlo perché sto invecchiando, purtroppo mi dispiace molto, mi dispiace moltissimo. Spero di... Però, dunque, consiglio a tutti di mantenere sempre molto attiva l'attività cerebrale, quando si diventa un po' anziani, cerchiamo di studiare ancora, di non lasciarci prendere la pigrizia. Perché il processo della memoria, che a quel punto c'è qualcosa nel nostro cervello che proprio non funziona più tanto benino, e allora andiamo a pescare nei vecchi libri, no? Quelli che abbiamo nel nostro vaso di Pandora, e invece funziona un po' meno bene la memoria giornaliera, quella a breve termine si chiama, che poi verrà immagazzinata nella memoria, nel nostro vaso di Pandora. Nelle persone anziane questo meccanismo comincia un pochino a... Ma guardate, non vi preoccupate, perché io ce l'ho da quando ero giovane questo difetto, per cui non ricordo mai niente, sono una sbadataggine incredibile, però in effetti funziona lo stesso. Beh, questo credo sia molto importante. Mi piace molto questo termine, il vaso di Pandora, che equivale a questo luogo della memoria. Noi vediamo quindi la realtà per immagini successive. Torniamo agli aspetti evolutivi dell'uomo e consideriamo ancor prima che l'uomo primitivo, dice lei, era sommerso dalle sensazioni più varie che non riusciva più volte a controllare. Quindi facciamo un passo indietro, ai disegni ancora, qui introduciamo la seconda parte, un po' di storia attorno a questo argomento. Certo, allora parleremo nella seconda parte dell'uomo di Cro-Magno, un poverino vissuto poco tempo fa, pochissimo, circa una cinquantina di migliaia di anni fa, 50.000 anni fa, è il nostro progenitore, e poi parleremo di come lui ha preso, ha imparato a vivere la realtà e a proiettarla fuori nelle immagini, attraverso le immagini. Sarà un argomento sicuramente interessante, anche perché... piacerà sicuramente a tutto quanto il nostro pubblico, che può seguirci oltre che sulle frequenze di Radioattività, lo ricordiamo, anche su Facebook, dove l'immagine ha la sua importanza, e ci trovate esattamente all'indirizzo facebook.com/liberamenteradioattività. Tra un po' torniamo in studio con me, con la dottoressa Maria Bossa, e parleremo proprio degli aspetti storici relativi a immagini, simboli, mente. A tra poco. Liberamente torna tra poco. Un mondo che ci appartiene. Sapere ciò che mangiamo, quello che mangi, è fondamentale. Agrialimentari Chilometri Zero. Lo trovi in via dei Rettori 2 Barra e in via del Pane 8, nel cuore del ghetto. Solamente noi, i primi a Trieste. Agrialimentari Chilometri Zero. Scegliamo e vendiamo prodotti sani e genuini a Chilometri Zero. Il primo agriturismo in centro. Agrialimentari Chilometri Zero. Perché Chilometri Zero significa solo prodotti del nostro territorio dalle
nostre aziende agricole. Agrialimentari Chilometri Zero, aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 23. Assaggeria, prodotti, salumi e formaggi tipici fino a tarda sera. Scopri su Facebook le novità gastronomiche del giorno. Radioattività. Eccoci nuovamente assieme all'interno di Liberamente, questo viaggio tra immagine e mente, un po' il macro argomento che ci terrà compagnia nel mese di marzo, sempre con sottoscritto Guido Roberti e con la dottoressa Maria Bossa. Introducendo l'argomento, abbiamo già anticipato che faremo un viaggio indietro di 46.000 anni circa, all'uomo di Cro-Magno. È da lì che partiamo per andare all'origine della simbologia anche e di conseguenza dei riflessi con la mente. Allora, proviamo a immaginare questo uomo che viveva nelle caverne e che già aveva dentro di sé comunque delle immagini e già dentro di sé aveva cominciato a intuire che la realtà era qualcosa di fuori di lui e dentro di lui, no? Allora questo nostro antico progenitore che cosa fa? Un bel giorno scopre che usando delle incisioni, delle pietre, poteva proiettare fuori di sé, poteva disegnare, poteva portare su una roccia queste immagini e quindi poteva avere una visione oggettuale di quello che lui stava vedendo dentro di lui, così detto in parole semplici. E in effetti noi abbiamo in tutto il mondo delle caverne nelle quali sono stati trovati i cosiddetti graffiti, no? E quindi questi graffiti che troviamo poi dappertutto, ma in particolare per esempio abbiamo scoperto nella Valle delle Meraviglie, che è vicino al paese di San Dalmazzo di Tenda, nel confine italo-francese, una serie di graffiti meravigliosi dell'uomo che proiettava, che scriveva, che incideva sulla roccia le immagini della sua vita reale, quindi immagini di animali, immagini di caccia, immagini anche addirittura di sepolture poi piano piano. Quindi che cosa succede? Allora, qua io intanto vorrei un momento portare un concetto fondamentale, che noi abbiamo tre modi di funzionare a livello cerebrale, no? C'è un modo molto primitivo che è quello si chiama cervello rettiliano, si fa per dire, perché noi dentro di noi abbiamo la matrice di tutte le specie viventi, per cui in qualche modo dentro di noi c'è anche la memoria del rettile oppure la memoria del mammifero primitivo. Accidenti, questa è curiosa. Questa è interessantissima questa cosa, questo sarebbe un argomento molto valido. Vabbè. Comunque sia, a questo punto dentro di noi c'è questa parte che è addetta proprio a farci sopravvivere, quindi pensiamo all'uomo di Cro-Magnon che si trovava un orso preistorico di fronte, alto 3 metri, lui poverino piccolissimo, l'unica cosa che poteva fare era scappare, avere quindi una botta di adrenalina violentissima e salvarsi la pelle, no? In qualche modo. Ecco, piano piano poi dentro di lui si è sviluppato, già a quest'epoca era già sviluppato, un'altra parte del cervello, incominciava a svilupparsi, la corteccia cerebrale, che quindi era una parte che appunto gli ha permesso di fare le incisioni, di capire che il suo io era un'altra cosa, che la realtà era un'altra cosa, e quindi a questo punto ha inciso su equi. A questo punto cosa succede? Che dentro di lui si era formata un'altra parte importantissima, che era il sistema limbico, dove è il cosiddetto vaso di Pandora, la memoria di tutte le esperienze. Ricordate che prima abbiamo parlato di emozioni? Allora, cosa succede? L'emozione lega la memoria. Allora, il povero uomo di Cro-Magnon che si trovava di fronte a sé l'orso alto 3 metri aveva un'emozione enorme che gli incideva nella memoria quell'evento. Torniamo al bambino, torniamo a noi, facendo questo paragone, no? Il bambino è istintivo, è primitivo, senza niente togliere alla nostra razza umana. Quindi a questo punto cosa fa il povero bambino? Qualsiasi evento che ha, qualsiasi emozione, qualsiasi immagine che lo colpisce, lui, non tutte le immagini, qualcuna in modo particolare la mette nella memoria attraverso le emozioni. Cresciamo, andiamo avanti.
E a questo punto noi, da adulti oggi per esempio, quante volte ci troviamo di fronte a un qualcosa che ci ricorda un'altra cosa? Quindi non so, stiamo camminando in un parco, ci giunge un odore particolare, semmai quell'odore è stato quell'input che tantissimi anni prima ci ha permesso di ricordare un episodio, magari stavamo mangiando un gelato con la nostra mamma e abbiamo visto, c'erano intorno a noi gli odori di primavera, quell'odore ci ha permesso di legare quell'episodio. Oggi noi attraversiamo un prato diverso completamente, ci giunge quell'odore, improvvisamente ricordiamo quell'immagine, semmai quando eravamo piccoli stavamo con la nostra mamma a mangiare un gelato. Quindi tutti i sensi, le emozioni, cioè tutto passa e va al cervello, che a sua volta decodifica, possiamo considerarlo un decodificatore perfetto. Perfetto, noi abbiamo dentro di noi una macchina splendida, magnifica, noi siamo l'universo, noi siamo magici, dentro di noi c'è una capacità magica del cervello di ricordare, di ricreare. E volevo ancora una cosa che non ho detto prima, che è importante: noi vediamo la realtà in un certo modo, ma gli animali la vedono in modo diverso, perché gli input che il loro cervello riesce a decodificare è diverso. Quindi abbiamo per esempio i cani che non hanno la visione del colore, vedono in grigio, mentre i gatti vedono un po' più sfumato ed hanno una visione cerebrale notturna molto più grande della nostra. L'aquila, per esempio, che vola a 1000 metri d'altezza e deve cacciare da quell'altezza, ha una parte del cervello che lavora come una telecamera di ingrandimento, per cui vede in certi punti la realtà molto più ravvicinata, e così eccetera eccetera eccetera. Però è fondamentale capire che le nostre memorie sono legate alle emozioni. E quindi, e qua questo sarà argomento della prossima volta, perché in qualche modo l'uomo cresce poi nella sua vita, dall'uomo primitivo all'uomo di oggi, dal bambino all'uomo adulto, attraverso la capacità di simboleggiare, di servirsi del simbolo. Il simbolo che cos'è? E qua è fondamentale. Il simbolo è un'immagine standardizzata che decodifica una marea di emozioni, una marea di storia che è dietro quell'immagine. Infatti il simbolo sarà proprio l'argomento clou della prossima settimana. Ma tornando proprio al cervello, qual è il confine allora tra inconscio e pensiero cosciente? Perché sì, tutti perché questi sono stimoli coscienti o incoscienti? No? Cioè, ecco, dovevamo arrivare a questo. Allora, volevo un momentino per chiudere poi questo argomento, che poi affronteremo meglio la prossima volta, perché è veramente molto vasto. Cioè, quando noi abbiamo una memoria che viene immagazzinata a livello inconscio, la nostra parte cosciente neanche se ne accorge, e abbiamo poi anche dei traumi durante la nostra vita, dei traumi della nostra vita e dei traumi di specie che abbiamo avuto come esseri umani. E allora, quando noi abbiamo un qualcosa che ci ha traumatizzato, dentro di noi sono sorte delle emozioni violentissime, come adrenalina, come delle emozioni che ci hanno dato la reazione di fuga, di paura. Perché? Perché l'uomo di Cro-Magnon si trovava all'orso di 3 metri e doveva scappare. Oggi non abbiamo più l'orso di 3 metri, però di fronte a noi c'è il professore, per esempio, che ci chiede di dire una lezione che noi non sappiamo. A quel punto le gambe sono ferme, incominciamo a tremare perché dentro di noi l'adrenalina scoppia, e che facciamo? E siamo vittime delle cosiddette paure, fobie, perché l'adrenalina e la memoria è inconscia, la parte cosciente si trova lì paralizzata, non sa cosa fare, perché siamo in quel momento, siamo dominati dai simboli, dalla memoria antica e dalle paure antiche. Spero di essere riuscita. Forse faceva meno paura l'orso che il professore. Ragazzi. Credo che è stata precisissima come sempre, perché veramente gli argomenti non sono semplici da trattare, ma la dottoressa Maria Bossa lo fa con un pensiero e con delle riflessioni così sottili che arrivano, secondo me, facilmente ai nostri ascoltatori, perché sono veramente descritti in modo semplice. E credo anche che li abbiamo incuriositi per la prossima puntata, perché
viviamo circondati da simboli, e quindi la prossima puntata, giovedì prossimo, alle ore 19. Il dominio dei simboli, Guido, il dominio dei simboli. Accidenti. Non potete mancare assolutamente all'ascolto di Liberamente. Infatti i simboli sono veicoli di molte cose. Faccio dire a lei quale sarà l'argomento della prossima puntata, cioè i simboli visti come? Allora, le immagini come veicoli di simboli universali di vita, di morte, di gioia, di paura. Paura e il potere dei simboli nella mente umana. E attenzione ragazzi, help help, vi aspetto. Con questo invito della dottoressa Maria Bossa io concludo, ovviamente ringraziando gli sponsor che hanno sostenuto la trasmissione nella programmazione di febbraio, quindi il Bar San Marco e Bar Michi e la scuola di cucina Peccati di Gola, e altrettanto diamo il benvenuto al nuovo sponsor che ci seguirà per questo mese, il mese di marzo, che è Agri Alimentari, veramente un luogo affascinante, non vi dico altro, lo scoprirete anche attraverso le immagini che ritroverete su Facebook, sulla nostra pagina facebook.com/liberamenteradioattività. Da Guido Roberti e dalla dottoressa Maria Bossa un caro saluto e un invito alla prossima puntata di Liberamente. Arrivederci a tutti. Liberamente, la nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da Agri Alimentari Chilometri Zero. Lo trovi in via dei Rettori 2 Barra e in via del Pane 8, nel cuore del ghetto. Agri Alimentari Chilometri Zero. Radioattività. Radioattività. Liberamente. La nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da Agri Alimentari Chilometri Zero. Lo trovi in via dei Rettori 2 Barra e in via del Pane 8, nel cuore del ghetto. Agri Alimentari Chilometri Zero. Gentile pubblico di Radioattività, un caloroso saluto da Guido Roberti per questa nuova puntata di Liberamente, la rubrica dedicata al mondo della psicologia, la rubrica di Radioattività con il sottoscritto e con la dottoressa Maria Bossa. Ben ritrovata Maria. Salve, buongiorno a tutti e sempre avanti con altri argomenti nuovi e interessanti. Siamo nel mese di programmazione che dedichiamo all'immagine, al collegamento tra immagine e mente, e come avevamo promesso a tutti i nostri ascoltatori che hanno anche manifestato il loro interesse per l'argomento attraverso la pagina Facebook, che è facebook.com/liberamenteradioattività, sembra che attorno al simbolo, alla simbologia ci sia molto interesse, ed è proprio di questo argomento che parliamo oggi, l'importanza dei simboli nella vita di tutti i giorni. Partiamo proprio dal significato di simbolo. Se noi cercassimo sul dizionario la parola simbolo, cosa troviamo? Certamente Guido, e allora partiamo con questa consapevolezza che nel dizionario viene detto: qualunque oggetto, immagine, persona, animale richiami alla mente una realtà astratta, diversa da quella concretamente percepibile. E questa è, diciamo così, una definizione di un qualsiasi dizionario. Se poi vogliamo estendere questa definizione anche dai dizionari di filosofia, che parlano dell'uomo da un suo punto di vista trascendente, dai suoi bisogni anche spirituali e psicologici, noi leggiamo che il simbolo ha una funzione creatrice e rigeneratrice, in quanto espressione di una parte superiore e trascendente della coscienza umana. E qua allora ci fermiamo, perché dobbiamo un po' capire che cos'è il simbolo.
Allora, abbiamo visto intanto che il simbolo è portatore di qualcosa d'altro, che è contenuto in quell'immagine, perché noi stiamo parlando di immagine, no? Allora, come si è formato poi il simbolo? Perché noi partiamo sempre nelle nostre trasmissioni dall'evoluzione sia dell'uomo da un punto di vista antropologico, sia del bambino nella sua evoluzione verso l'adulto, e di questo parleremo nella quarta trasmissione, che è molto importante, il bambino come vede la realtà, il mondo dell'immagine del bambino. Comunque, cosa succede? In effetti, se noi vogliamo andare ai primordi, come abbiamo fatto l'altra volta, facciamo un esempio, il povero uomo di Cro-Magno 45.000 anni fa, pioggia, freddo, vento, disperazione, no? Rientra nella sua caverna, nella caverna che rappresenta il suo rifugio, eccetera, eccetera, lì sta al riparo dalla pioggia, dal freddo, protetto dagli animali. Poi si evolve, allora lì comincia a accendere il fuoco, calore, cibo, si evolve ancora di più, comincia ad avere la famiglia, i bambini, la moglie, eccetera, eccetera. A un certo punto la caverna per lui diventa simbolo di casa, protezione, calore, amore. Poi evolvendosi costruisce le case, e quindi a un certo punto dalla caverna va negli abitati, va nelle tende, va in quello che lui si crea, e quindi piano piano arriviamo, qui stiamo facendo un esempio, per esempio, come si è formato il concetto di casa dentro di noi. Il concetto di casa si è formato così, ma nel nostro DNA, nelle nostre memorie arcaiche, in quel pezzettino di cervello che io chiamo il vaso di Pandora nella prima puntata, Nel nostro archivio di immagini, a fianco a una qualsiasi casa o all'idea di casa, perché in questo momento si è formata l'idea di casa, e ricordiamoci sempre che l'idea si ricongiunge al concetto astratto che abbiamo detto prima. Allora, dietro l'idea di casa che cosa succede? Si è allargato questa immagine di una semplice casa che noi vediamo, si è allargata a calore, protezione, famiglia, amore. O in certi casi, e qua poi andremo nella seconda parte, se per noi queste cose sono state poco piacevoli, semmai le colleghiamo anche a disperazione, rifiuto e tante altre cose. Comunque, fondamentalmente, noi siamo condotti nella nostra vita da simboli universali che sono stati fondamentali per l'uomo. Vai dal simbolo del sole, che è morte e rigenerazione, vai al simbolo del mare, dell'acqua, che è collegato al rapporto materno, al rapporto di rigenerazione o tantissime altre cose. Ogni aspetto della nostra vita ha assunto un potere simbolico e tra l'altro potente, produttore di energia, produttore di paura, anche produttore di qualcosa che gli appartiene, che ci conduce anche se noi non ne siamo consapevoli. E questo sembra che i nostri ascoltatori l'abbiano afferrato al meglio, perché abbiamo nominato la casa, abbiamo nominato il sole. Allora andiamo a leggere qualche commento che ci è arrivato, certo, su Facebook. Interessa, certo Guido, qualcosa è arrivato. Sono molto interessanti, ecco. Altro che la parola amore è venuta fuori per la casa e ce l'ha scritto Cristiana. Okay, vedi. Il profilo poi segui Metamorfosi. Simbolo. Esatto, ci scrive sicurezza, tranquillità, protezione, e invece il sole sembra un simbolo particolarmente attivo, definiamolo così, perché sono arrivati tanti commenti attorno al sole, cioè quali sono le sensazioni che vi vengono in mente? Questa splendido, è la domanda che abbiamo splendido. Fatto ai nostri, ovviamente. Dimmi, Guido, che commenti sono arrivati? Ascolta, vediamo. Questi commenti. Allora, Cristiana ci parla di gioia. Ah. C'è poi Anna che scrive calore, stare bene, mare, dolcezza, pensieri positivi. Miriam ci scrive il sole e vita, energia, voglia di vivere. E ancora Vale, Nicole e Marco ci scrivono amore e pace. Mi piacevano di questi commenti il fatto che non ci fosse una parola negativa. Una parola negativa, ma soprattutto sono tutte parole diverse. Tutte parole diverse tra loro, non ce n'è una in comune. Questo credo sia estremamente sì, interessante. È l'estensione del simbolo, anche perché, certo. E qua arriviamo poi al concetto che il simbolo ha dei valori universali, però in qualche modo ognuno di noi questo valore lo adatta poi a se stesso e lo vive come vuole lui, secondo il suo vissuto, le sue immagini interiori e le sue esperienze. E il sole, poi sai, è un simbolo importantissimo, perché il sole è la matrice della vita, perché attraverso il sole c'è l'alternanza del giorno e della notte, e quindi abbiamo calore sulla terra, possiamo coltivare, l'uomo è passato all'agricoltura, il sole poi è simbolo anche di luce, di fuoco, essenzialmente di fuoco, no? Perché il fuoco poi brilla, è la stessa appartenenza della luce.
le prime religioni sono sempre fondate sui riti di morte e rinascita della notte e del giorno, quindi simboli potenti come luna, sole ci appartengono. E anzi, poi parleremo semmai nella seconda parte, nei disegni dei bambini molte volte emerge, ma questo poi sarà un argomento interessante, perché comunque dentro di noi, allora stavamo dicendo, il simbolo vive proprio, ha una vita. È per questo che poi in qualche modo influenza la nostra vita, perché ci modifica, ci spinge a fare delle cose, e quindi anche poi l'influenza dei mass media, l'influenza della pubblicità. Io mi inserirei per dire che l'argomento religione è estremamente collegato alla simbologia, cioè le religioni spesso creano attraverso un simbolo anche motivo purtroppo di disunione, perché lo sappiamo, le guerre sono praticamente sempre nascono dalla religione, e le religioni sono ricche di simboli, credo sia. Sì, se noi guardiamo per esempio le iconografie, vedi sempre che se vedi l'immagine di Gesù le trovi col cuore in mano al centro dell'immagine di Gesù Cristo, con questo cuore radiante, no? Quindi perché lì è simbolo di vita, di amore. Abbiamo detto che il sole è simbolo di vita e di amore, quindi i raggi del sole che si estendono, questo concetto del sole che si irradia, il concetto di radiazione è importantissimo, e lo troviamo appunto nelle immagini religiose, come tu mi dici. È sicuramente il simbolo, da un punto, per esempio, se vogliamo vedere un simbolo tremendo, che è il simbolo della svastica, quello è un simbolo che parte dalla croce in qualche modo, e quindi è un simbolo positivo. Una volta era, perché la croce era simbolo di unione tra l'uomo e il divino, era simbolo di questa capacità di trascendere dell'essere umano, quindi è stato simbolo poi del sacrificio di Gesù Cristo, ma lo è diventato successivamente, perché originariamente la croce era un simbolo di unione e di espansione della relazione con il divino. A maggior ragione poi è diventato poi ancora più negativo, diventando simbolo del nazismo, ma originariamente, se noi guardiamo quel simbolo là e lo vediamo in altre religioni, è un simbolo di unione. Se noi lo vogliamo vedere nella religione indù o nel confucianesimo, quel simbolo là è un simbolo di unione. E quindi questo poi piano piano si estende, il simbolo del cerchio, lo yin e lo yang, ma questi sono simboli religiosi, no? Io lavorerei più semmai proprio sull'influenza nel quotidiano del simbolo, perché dei colori, i colori sono legati all'energia, il verde è legato alla natura, alle piante, l'azzurro è collegato al mare, il rosso è collegato alla forza del sole e del fuoco. E a seconda di come ci vestiamo possiamo anche capire in qualche modo il carattere della persona. Il nero è collegato al lutto, per esempio alcuni paesi usano il lutto con il nero, altri paesi usano il bianco per il lutto, e quindi se io mi vesto di bianco in un paese orientale, in India, sono considerato al lutto. Bisogna assolutamente scoprirle queste cose attraverso la nostra rubrica, serve a questo. Questa era solo la primissima parte della puntata di oggi di Liberamente. Torneremo tra poco con tanti argomenti ancora da sviluppare, in particolare la simbologia nel bambino, l'importanza anche dei primi anni di vita e quello che può comportare. Adesso però ascoltate Guido Roberti, ascoltate la dottoressa Maria Bossa, perché fatevi consigliare, c'è un agriturismo in centro a Trieste ed è agrialimentare. Allora sentiamo il suggerimento da parte del nostro sponsor e poi torneremo in studio. Liberamente torna tra poco. Un mondo che ci appartiene. Sapere ciò che mangiamo, quello che mangi, è fondamentale. Agrialimentari Chilometri Zero. Lo trovi in via dei Rettori 2 Barra e in via del Pane 8, nel cuore del ghetto. Solamente noi, i primi a Trieste. Agrialimentari Chilometri Zero. Scegliamo e vendiamo prodotti sani e genuini a Chilometri Zero. Il primo agriturismo in centro. Agrialimentari Chilometri Zero. Perché Chilometri Zero significa solo prodotti
prodotti del nostro territorio dalle nostre aziende agricole. Agrialimentari Chilometri Zero, aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 23. Assaggeria, prodotti, salumi e formaggi tipici fino a tarda sera. Scopri su Facebook le novità gastronomiche del giorno. Radioattività. Ancora all'interno di Liberamente, dopo aver ascoltato il suggerimento del nostro sponsor Agri Alimentari, con tutti questi prodotti delle nostre aziende agricole regionali, assolutamente ci fa ingolosire non poco. Ma torniamo con la dottoressa Bossa, stiamo parlando dei simboli di vita, ed è proprio dalla vita, nei suoi primi anni, che ripartiamo, perché chiaramente collegato al simbolo può svilupparsi in ciascuno di noi sensazioni o traumi che poi si porta avanti nel corso della vita. Sì, certamente Guido, io che amo tanto però mettere ordine nelle cose, vorrei un momento fare una precisazione, che ci sono simboli universali che appartengono a tutti gli uomini e possono essere generalizzati, diciamo così, no? Nella loro influenza dentro di noi. Poi ci sono simboli invece che sono dovuti proprio alla nostra cultura, come abbiamo detto prima, il lutto delle volte può essere vissuto con il colore nero, altre volte con il colore bianco, e poi, e qua arriviamo a un aspetto molto interessante, invece il simbolo personale, cioè quello che nella nostra mente è diventato categoria di qualcosa d'altro, no? E allora, se vogliamo risalire alla trasmissione sulle immagini dell'altra volta, no? Che abbiamo visto nella puntata precedente, abbiamo visto che comunque un'immagine portatrice di tantissime cose, no? Di colori, di forme, di qualcosa che è la proiezione della realtà. Allora, dentro di noi, piano piano, quando siamo bambini, si incomincia a formare questa proiezione della realtà. Abbiamo visto anche l'altra volta che in qualche modo la realtà viene immagazzinata anche attraverso le emozioni. Abbiamo visto che se io mi emoziono per qualcosa, questo qualcosa poi mi ritorna alla memoria attraverso questa emozione, no? Bene, allora, per esempio, incominciamo a fare un esempio dei simboli. C'è il bambino piccolo che va in asilo, per esempio, e viene costretto nel pomeriggio a mangiare pesce. Mi ricorda qualcosa? Chissà, Guido, chissà, forse ne abbiamo parlato, chissà. Ecco, a questo punto succede che viene messo lì davanti un bel rombo davanti al bambino, dice: tu o ti mangi questo rombo oppure non vai a casa, e viene costretto a star lì per un'ora, due ore. La rabbia del bambino cresce, non lo voglio mangiare, quindi si collega rabbia, disgusto al pesce. Vi assicuro che questa persona ci metterà una trentina d'anni probabilmente ad accettare di dover mangiare il pesce, o addirittura non lo mangerà più. Altro esempio, io sto camminando per la strada, sono sempre un bambino piccolo, a un certo punto scivolo su una buccia di banana, mi faccio male e sto mangiando la banana, mentre mangio la banana scivolo, quindi collego il trauma, il dolore, mi faccio male, vengo ricoverato in ospedale al fatto che sto mangiando la banana. A questo punto io non mangerò più banana. E su questi esempi, che sono divertenti e anche semplici, no? Si basa per esempio tutta la credenza, la iettatura, questa cosa mi porta sfortuna, questa cosa per esempio, come se noi stiamo camminando non possiamo passare sotto una scala perché la scala poi ci può cadere in testa, oppure il simbolo del gatto nero, il povero gatto nero è diventato simbolo di sfiga, cioè se noi stiamo guidando la macchina, cioè, guardi, sono io la prima, che se mi attraverso un gatto nero mentre guido, dico: Madonna, che mi è successo, no? E allora si attivano simboli, sempre simboli, non dimentichiamo mai, simboli scaramantici, perché allora chissà che cosa uso per evitare che il gatto nero mi faccia. Questo te lo lascio a te, Guido, non dico, lascio alla fantasia degli ascoltatori. Per i maschietti, no? È più insidioso, ecco, appunto, quindi lo lascio così a voi questa cosa. Comunque, attorno alla scala che abbiamo appena menzionato, sono arrivati alcuni commenti, ed è bello anche qui vedere la diversità, perché Cristiana collega la scala a una salita per raggiungere una meta. Luciana parla invece del teatro, il teatro, la scala, visto che lei è appassionata d'opera. Ma tornando al commento di Cristiana, che ci scrive una salita per raggiungere una meta, qualcuno può interpretare la scala e avere magari un riferimento alla discesa. Aspetta, mi hai fatto ricordare una cosa
molto, molto particolare che è capitata a me con una mia paziente, no? Ma questo è, si può veramente generalizzare. Allora, incominciamo a considerare, lavoriamo sulla scala. La scala è ci porta su o ci porta giù, cioè dei gradini che ci fanno salire o ci fanno scendere, no? Quante volte noi diciamo quello è salito su, cioè è emerso, ha avuto potere, ha avuto una situazione di emergenza, no? Di potere. Oppure quante volte diciamo oddio com'è caduta in basso quella persona perché ha fatto qualcosa di sgradevole o moralmente giudicabile, no? Ecco, e allora se intanto queste due idee, se salgo le scale emergo, vado su e ho potere, ma poi da questo si, per esempio si riallaccia il simbolo della montagna, di questo parleremo quando parleremo dei sogni, perché molte volte ci sono dei sogni straordinari nei quali il salire ci dà l'idea di un'evoluzione della personalità, di una conquista di qualcosa, no? E questo è importantissimo, anche la fatica che abbiamo per esempio nel salire, quando saliamo nei sentieri o le scale. E quindi io salgo le scale e vado su, c'è questa idea. Lo scendere le scale invece ci porta all'idea di poter scivolare, di finire giù, di andare in una condizione inferiore. E così. E molte volte nella donna c'è l'idea di cadere in basso perché ci si concede sessualmente o perché si fanno perché si vive immoralmente, non so, siamo separati, siamo divorziati, abbiamo qualcosa, abbiamo un amante, indifferente, non sta a me qua a parlare di che cosa possiamo considerare morale o immorale, no? Però io ho avuto questa paziente che veniva da me e non riusciva più a scendere le scale mobili. Lei arrivava davanti a una scala mobile, si fermava e tornava indietro. Perché? È la domanda spontanea? La domanda è, le aveva collegato il cadere dalle scale, lei aveva paura di cadere dalle scale mobili perché era caduta in basso, cioè lei moralmente non si sentiva più bene perché questa parola dentro di lei lavorava, quando era bambina le veniva detto se tu ti separerai, se tu farai qualcosa cadrai in basso, sarai una donna immorale. A un certo punto lei nella sua vita ha vissuto questa esperienza, a quel punto non andava più sulle scale mobili per non cadere in basso, per non cadere ancora più giù. Questo, per esempio, queste paure, queste fobie le possiamo collegare anche all'ascensore. Molte persone hanno paura di entrare nell'ascensore. Lì interviene la paura del chiuso, della prigione, dell'essere costretti a qualcosa. Questo simbolo si può allargare per esempio a una personalità nella quale da bambino è stato costretto, non si è potuto muovere, ha avuto delle situazioni di immobilità. Allora a questo punto non andrà mai più in un ascensore perché se no rivive quella situazione. Allora i simboli possono assumere anche connotazioni negative. Sulla parola luna, per esempio, qualcuno parla di tranquillità ed è cristiana. Il profilo di Segui Metamorphosis invece scrive malinconia, nostalgia, quindi due sensazioni non necessariamente positive, anche se malinconia e nostalgia non sono, secondo me, né positive né negative. Per riassumere il tutto e per chiudere la nostra chiacchierata, quanto nella società, nella vita di ogni giorno, un simbolo può influenzare il modo di comportarsi? Se io leggo il numero 17 su una rivista e mi rifiuto di leggerla, quanto conta nella nostra società la simbologia? Penso conta, tanto. Conta moltissimo, Guido, ne parleremo la prossima volta. Io però brevemente vorrei dare ancora un'immagine perché questa è molto interessante e molto carina. Tornando al disegno, che poi parleremo in un'altra trasmissione, eccetera, nei disegni dei bambini che per esempio hanno avuto delle situazioni con doppie figure paterne, nel senso i genitori si sono separati o il papà è morto oppure c'è l'intervento di un nonno molto presente, o dove ci sono due figure che simboleggiano il padre in maniera molto forte nella vita di questo bambino, molte volte nel disegno del bambino, disegno della famiglia che si usa poi per valutare la sua maturità rispetto ai suoi vissuti, compaiono due soli, perché il sole, come abbiamo detto prima all'inizio della trasmissione, il sole è simbolo di luce, di vita, di amore, di rigenerazione, e chi più della figura paterna dà la vita, no? Perché c'è il simbolo del maschile che feconda la donna, la terra, e dà origine alla vita, no? E quindi c'è questa cosa molto importante: sole, luce, vita, padre. E molti bambini scrivono, fanno i disegnini con due soli.
Accidenti, anche questo è un aneddoto estremamente interessante. facebook.com/liberamente radioattività per interagire con noi. L'avete fatto questa settimana e speriamo lo facciate anche nel corso della prossima, perché l'argomento di cui tratteremo è estremamente interessante. In particolare guarderemo al mondo dei media e quanto l'immagine televisiva può contare, vero dottoressa Bossa? Sì, parleremo allora della cultura attuale dell'immagine e il controllo del pubblico attraverso i media e la pubblicità, che è poi una cosa veramente allagante in questo momento. Noi non possiamo vedere una trasmissione dove non siamo bombardati da pubblicità di tutti i tipi, sempre molto romantiche tante volte. E allora io ringrazio come di consueto la dottoressa Bossa, ma ringrazio soprattutto voi che siete rimasti all'ascolto di questa puntata di Liberamente dedicata al mondo dell'immagine. Torneremo ovviamente la settimana prossima, sempre nel consueto orario, giovedì qualche minuto dopo le ore 19. Per chi si fosse perso questa interessante puntata di Liberamente, la replica il sabato alle ore 9. Da Guido Roberti è tutto, alla prossima. Liberamente, la nuova trasmissione di radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamente radioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da Agri Alimentari Chilometri Zero. Lo trovi in via dei Rettori 2 Barra e in via del Pane 8, nel cuore del ghetto. Agri Alimentari Chilometri Zero. Radioattività. Liberamente. La nuova trasmissione di radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamente radioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da Agri Alimentari Chilometri Zero. Lo trovi in via dei Rettori 2 Barra e in via del Pane 8, nel cuore del ghetto. Agri Alimentari Chilometri Zero. Buonasera gentili amici di Radioattività, un saluto da Guido Roberti. Ci ritroviamo all'appuntamento con Liberamente, la rubrica dedicata al mondo della psicologia, della mente, come tutti i giovedì sulle nostre frequenze. Stiamo facendo questo viaggio tra immagine e mente. La scorsa settimana abbiamo parlato approfonditamente del simbolo, dei simboli, del ruolo nella vita quotidiana che hanno i simboli, e oggi andremo ancora più dentro l'argomento. Infatti parleremo proprio del controllo del pubblico attraverso i media e la pubblicità che hanno i simboli e quelli che riusciamo a percepire da un punto di vista conscio ma anche da un punto di vista inconscio. Do il benvenuto alla dottoressa Maria Bossa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua ad affrontare nuovamente un argomento molto molto interessante, e lo approfondiremo parlando proprio dell'influenza dei simboli nella pubblicità e in tutti gli aspetti della nostra vita, anche quando andiamo al supermercato a comprare una marmellata oppure un prodotto dietetico. E quindi Guido, se ci vogliamo un po' riallacciare a quello che abbiamo detto la volta scorsa nelle prime puntate, non perdiamo mai il concetto e la consapevolezza che le immagini si fissano nella nostra mente in seguito delle emozioni, cioè se un'immagine ci procura un'emozione, noi a quel punto seguiamo quell'emozione. E questo è un meccanismo veramente subdolo per tutti i cartonisti che usano l'immagine per portare le persone a comprare un determinato prodotto, a usare una determinata marca, a comprare una medicina che non c'entra niente con qualche altra cosa, ma porta con sé delle pubblicità molto particolari, eccetera, no? E allora, se vogliamo un po' capire questo meccanismo, lo approfondiamo un pochino meglio. Allora, i concetti sono molto semplici, è sempre quello: emozione
che ci spinge. La stessa parola ce lo dice, è muovere, cioè muovere verso. Allora, se un'immagine ci procura un'emozione, noi siamo spinti a avere quella determinata cosa, ad andare verso. Ma andare verso cosa? Perché poi, in fondo, comprare un paio di calze perché ci porta un'immagine di una bella donnina stilizzata, oppure comprare una marca di dopo barba perché contiene semmai un bel torso nudo lì, eccetera, eccetera, oppure la marca di una bibita perché viene bevuta da una bellissima ragazza in riva al mare, per esempio, facciamo questo esempio. Perché questo? Perché le emozioni seguono gli istinti primari. Cioè, in qualche modo, dentro di noi gli istinti primari si fissano, le emozioni seguono quasi sempre gli istinti primari. Noi che ci consideriamo così evoluti, così tecnicamente ragionevoli, eccetera, noi siamo comunque dominati dall'istinto della sopravvivenza, dagli istinti sessuali e dall'istinto di paura e di fuga. Questi sono i tre istinti principali che accompagnano comunque la nostra vita. Che nascono quindi dalla famosa preistoria, praticamente, sì, dagli primi stimoli sì, che ha avuto l'uomo. Sì, se abbiamo visto, per esempio, abbiamo visto la volta scorsa l'uomo di Cro-Magno 45.000 anni fa, che scappava giustamente con l'orso preistorico alto 3 metri, aveva fissato questa cosa con l'emozione di paura che gli veniva dall'adrenalina, e quindi in qualche modo su per giù oggi capita la stessa cosa. Però qual è il meccanismo? Il meccanismo è un meccanismo coperto, perché abbiamo visto anche che il simbolo in qualche modo poi è una rielaborazione del cognitivo, dell'evoluzione dell'uomo, per cui viene poi in qualche modo nascosto tutto questo istinto primario, queste emozioni, perché il simbolo poi è una decodificazione, diciamo così, in una maniera stilizzata, di questi grandissimi simboli originari di vita, di morte, di nascita, di giorno e di notte, e di fame e di sopravvivenza. E quindi, per esempio, se vogliamo fare un esempio semplicissimo, banalissimo, che poi così banale non è, allora una pubblicità di una bella ragazza davanti in riva al mare con un sole splendente, una bibita in mano, cosa ci fa pensare? Allora, all'istinto sessuale, perché se io vedo una bella ragazza penso al sesso, a farci l'amore. Istinti primari come mare e sole sono madre, terra, la natura e quindi l'origine della vita, e a questo punto la bibita mi dà quel senso di appagamento. Io, se bevo quella bibita, è come se facessi l'amore e fossi soddisfatto nella mia vita, no, in qualche modo. Ovviamente noi di tutto questo siamo assolutamente inconsapevoli, cioè dentro di noi c'è una parte inconsapevole che, come una specie di scimmietta ammaestrata, fa tutte queste cose, che pensiamo a tutto, c'è tutta una psicologia di ammaestramento degli animali, no? Attraverso determinati input che si danno, io mangio, non mangio, attacco, non attacco, faccio determinate cose. Potremmo dire che la pubblicità è la scimmietta, ma la pubblicità, a questo punto mi sento di dire, ammaestra anche l'uomo, perché noi siamo circondati, viviamo immersi nella pubblicità quotidianamente. Sì, ma poi tra l'altro la pubblicità si è fatta molto più raffinata, anche servendosi di simboli stilizzati, perché adesso io ho fatto il simbolo così del cartellone vecchio stampo, eccetera, eccetera, ma oggi ormai ci siamo rifatti tutti quanti, cioè la pubblicità è diventata molto molto più sottile, va nel linguaggio, va nel simbolo stilizzato. Per esempio, e questo basta che vi fate una passeggiata su internet e vi divertirete moltissimo, a trovare tutti i simboli subliminari, cioè quelli che sono nascosti, il simbolo nascosto, cioè in una semplicissima scritta dove io trovo scritto, per esempio nel caso di Tortillas, che è una pubblicità, Tortillas si scrive, nel caso di una pubblicità di semplici tortillas, proprio sono delle qualità di messicane, di alcuni prodotti messicani, tortillas, le due T sono stilizzate come due omini che allargano le braccia e con un sorriso megagalattico.
Questo, ecco, allora lì dietro queste due T che sono così c'è l'immagine dell'amicizia, dell'entusiasmo, della condivisione, della felicità più totale, no? Quindi io leggo tortillas e a questo punto mangio le tortillas perché sono contento, mi sento unito al mondo, ma non lo so nemmeno, quindi io sono spinto a prendere quella scatoletta di quel prodotto. Secondo lei chi ovviamente fa uso di questo tipo di pubblicità e cerca anche il messaggio implicito, perché immagino ci siano tutto degli studi dietro molto approfonditi, riesce anche a inculcare un messaggio non necessariamente positivo, un messaggio che abbia sì lo scopo magari di vendere, però subdolamente lo scopo di spaventare, ecco. Per esempio, perché se io faccio alcune trasmissioni televisive, o se produco dei film, o se faccio qualche cosa per cui voglio dare dei messaggi di allontanamento da un certo tipo di situazione, eccetera, io posso usare anche i messaggi negativi perché si servono del simbolo della morte. Beh, quanto abbiamo tutti i film horror, oppure per esempio il simbolo del nero, il simbolo della croce, oppure il simbolo della bara. Noi abbiamo per esempio la bara, è un simbolo stilizzato proprio che può essere usato in tantissimi modi. Quindi quello che è fondamentale è capire poi questo, che l'uomo ha stilizzato l'immagine attraverso il linguaggio, attraverso la scrittura e attraverso il disegno simbolico, e di questi disegni simbolici se ne sono serviti da sempre, prima per comunicare e adesso per indurre e per modificare la mente umana, per manipolare più che altro, ecco, per manipolarci. E anzi, nella prossima trasmissione, dove parleremo dei bambini, vi farò vedere, parleremo di alcuni misteriosissimi simboli che intervengono nei cartoni animati che sono davvero inquietanti. Non c'è ne alcun segno e simbolo inquietante nella pubblicità che andrete ad ascoltare adesso, quella relativa al nostro sponsor, quindi state pure tranquilli. Poi torneremo nella seconda parte di Liberamente e faremo una liaison estremamente piacevole, quella tra l'immagine ma anche su alcuni temi trattati nei moduli tra cibo e mente. Interverrà la dottoressa Laura Scevola, che ci raggiungerà in studio. A tra poco con Liberamente. Liberamente torna tra poco. Un mondo che ci appartiene. Sapere ciò che mangiamo, quello che mangi, è fondamentale. Agrialimentari Chilometri Zero. Lo trovi in via dei Rettori 2/A e in via del Pane 8, nel cuore del ghetto. Solamente noi, i primi a Trieste. Agrialimentari Chilometri Zero. Scegliamo e vendiamo prodotti sani e genuini a Chilometri Zero. Il primo agriturismo in centro. Agrialimentari Chilometri Zero. Perché Chilometri Zero significa solo prodotti del nostro territorio, dalle nostre aziende agricole. Agrialimentari Chilometri Zero, aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 23, assaggeria, prodotti, salumi e formaggi tipici fino a tarda sera. Scopri su Facebook le novità gastronomiche del giorno. Radioattività. Siamo rientrati in studio nella seconda parte di Liberamente. Io approfitto per ricordare a tutti i nostri ascoltatori la pagina Facebook per poter interagire direttamente con la redazione di Radioattività, ovvero facebook.com/liberamenteradioattività. Come già annunciato, si sta parlando del ruolo dei simboli, della pubblicità in modo particolare, e oltre alla dottoressa Maria Bossa, co-conduttrice del programma, abbiamo il piacere di avere in studio anche la dottoressa Laura Scevola, medico chirurgo specialista in chirurgia generale e in particolare esperta in estetica. Allora, dottoressa Bossa, come introduciamo e qual è un po' il filo che ci conduce da quella che è la pubblicità, la simbologia, all'estetica, al ruolo anche dell'estetica? Certo, Guido, dunque, innanzitutto buongiorno Laura, ciao, felice di averti a voi. Tra di noi. Allora, io faccio così una brevissima presentazione psicologica, poi lasciamo la parola a Laura, l'esperta di queste cose, che ci darà un po' qualche chiarimento, no? Anzi, ci illuminerà su tante cose che possono accadere. Allora, questa cosa si riallaccia all'io corporeo che vive in ognuno di noi, nel senso che come il simbolo influenza il nostro desiderio di mangiare qualcosa, ci influenza come immagine, anche l'immagine della donna ideale è molto forte dentro di noi attualmente, no? E poiché viviamo poi in un mondo di progresso continuo, in un mondo in cui si può veramente tante volte avere l'illusione
ho anche la speranza che si possono modificare degli aspetti fisici che non ci piacciono, perché la chirurgia ha avuto un'evoluzione molto grande, e qui poi dopo adesso ci rivolgeremo alla dottoressa Scevola. In qualche modo in questi ultimi anni ha preso un grandissimo sviluppo la chirurgia estetica, perché in qualche modo noi vogliamo, tendiamo a voler modificare il nostro aspetto fisico, qualcosa di noi che non ci piace, perché tocca il nostro io corporeo che ci ha messo in crisi delle volte, abbiamo visto questo poi nelle prime trasmissioni. Dottoressa Scevola, volevo un po' chiederle come si è sviluppata questa branca della chirurgia, come poi si è evoluta tutta questo grande campo, no, della chirurgia estetica. Allora, la chirurgia estetica mutua praticamente le tecniche della chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia plastica che tende a ricostruire dopo grossi interventi, dei volumi oppure delle zone del corpo che sono state mutilate, diciamo utilizzando le stesse tecniche sicure e affinate e migliorandole ulteriormente, si è rivolta a tutte quelle persone che si rivolgono al chirurgo plastico per un miglioramento della propria immagine corporea. Poi impostazione di partenza. Esatto. Quindi si cambia la motivazione, si è cambiata la motivazione usando poi le stesse matrici della chirurgia plastica. Certamente, anche evolvendo. Ovviamente, okay. Quando si tratta di andare a curare un inestetismo, si tratterà di lavorare su dei tessuti sani e non più malati, e quindi si potrà lavorare delle tecniche anche decisamente. Certamente, quello che la chirurgia plastica tende a fare è di recuperare quella che è l'immagine corporea desiderata dal paziente, sia donna che uomo, perché si rivolgono entrambi i generi alla chirurgia estetica per inseguire cosa? Per inseguire quello che è l'ideale di bellezza che ciascuno di noi ha. Questo mi interessa molto, cioè che tipo di clienti si rivolgono a lei, che tipo di persone le chiedono questo intervento? Allora, in realtà ci sono sicuramente delle stratificazioni per età, però diciamo che a tutte le età ci si può rivolgere alla chirurgia plastica, perché in età più giovanile magari sono appunto in estetismi come un orecchio a ventola piuttosto che un naso che risulta essere deformato. Man mano che invece l'età cresce, comincia la lotta contro i segni dell'aging, del tempo, quindi si cerca. Per esempio, noi abbiamo queste attrici che continuano a modificare la propria immagine per assomigliare a se stesse di 20 anni prima. Esattamente, infatti il riconoscersi nell'avanzare dell'età diventa sempre più difficoltoso, sempre meno apprezzato dalla società attuale, per cui si tende a cercare di ricostruire quelli che sono i parametri del viso dei 20 anni, dei 30 anni, quindi lo zigomo più marcato, le labbra più polpose, la zona degli occhi meno segnata dalle rughe, piuttosto che una fronte distesa e delle sopracciglia allargata sopraccigliare. Posso inserirmi solo per fare una considerazione? Chi si rivolge a lei, dottoressa Scevola, passa magari prima per un supporto psicologico o non è matematico che ci sia prima un disagio da quel punto di vista? Ma purtroppo non è matematico, anche se ci sarebbe a volte veramente una grossa necessità di un lavoro di team, perché tante volte appunto l'inestetismo è più vissuto quanto reale, e in realtà appunto un approccio psicologico che possa integrare armonicamente quella che è la visione della persona riguardo al proprio io corporeo sarebbe decisamente favorevole. Purtroppo la chirurgia plastica può correggere un inestetismo, non come io vivo, come io vedo la mia immagine corporea. Questo è un lavoro prettamente psicologico da fare magari prima o durante o anche successivamente, ma da affrontare. Ma io qua mi inserirei in un modo, dottoressa Scevola, cioè nel senso che abbiamo due tipi di utenze, secondo me, su questo campo della chirurgia estetica, perché c'è sia l'utenza della persona che in qualche modo ossessivamente cerca di riparare in continuazione degli aspetti, e qui è il campo della psicologia, no? Perché in qualche modo una persona che continua a rifarsi il naso, a rifarsi il volto, 2-3 lifting durante tutta una vita, indifferente questo poi, però invece c'è un certo tipo di utenza alla quale la chirurgia estetica può fare molto bene, perché oggi abbiamo poi delle tecniche molto leggere, molto non invasive, che ci permettono di riparare, ma che neanche riparare, di aiutare il nostro viso, il nostro corpo, la nostra immagine a essere sempre gradevole, sempre in buono stato, diciamo così, in qualche modo. Assolutamente. No?
Appunto, questo infatti, è fondamentale. Proprio in questo periodo un io po'. Io penso che lei lavori moltissimo in questo campo. In virtù appunto della crisi economica che ha ridimensionato gli interventi di chirurgia, la richiesta di interventi di chirurgia plastica è in flessione, mentre sono aumentate grandemente le richieste di medicina estetica, cioè di quella branca di medicina che si situa un po' nel fatto di poter attuare con dei trattamenti più semplici, ambulatoriali, che hanno quindi un tempo di ripresa del paziente molto modesto, degli interventi comunque risultati rispetto al volto, per esempio parliamo di soft lifting oggi, mentre una volta era obbligatorio un lifting chirurgico, quindi con un tempo di ripresa molto più lungo. Chi si rivolge a lei usa degli esempi magari di quelle che sono le star della cinema, della televisione, per avere un riferimento di come vorrei essere o come vorrei sembrare? Assolutamente, a volte li utilizzano anche in senso negativo, nel senso come non vorrei, guarda che zigomi, guarda che labbra si è fatta quell'attrice piuttosto che quell'altra. Quindi sì, comunque c'è una certa propensione a portare sia la fotografia di noi stessi giovani, oppure la fotografia ritagliata da qualche giornale o su tablet ormai, perché è molto più facile che arrivino col tablet da mostrare. Ecco, quindi adesso chiudiamo questa cosa anche dicendo che in effetti psicologicamente secondo me può fare molto bene volersi bene in qualche modo, no? Quindi è fare qualcosa che ci porta a essere un po' più tranquilli rispetto al nostro aspetto fisico, senza esagerare, senza, perché in effetti poi il simbolo, l'evoluzione di tutte queste influenze nella nostra vita possono essere comunque usate in maniera costruttiva, in maniera positiva. E la prossima volta andremo su un argomento molto molto interessante e vi aspetto veramente numerosi, perché parleremo di come comportarsi con i bambini rispetto al problema dell'influenza delle immagini, perché il bambino ha tutto un suo meccanismo, abbiamo sempre detto primitivo, primario, che non gli permette di distinguere le immagini, quindi è ancora più soggetto di un adulto a essere influenzato dalle immagini, e poi quello che vive un bambino piccolo se lo porta dietro per tutta la vita, e quindi questo sarà argomento della prossima volta. Vi aspetto numerosi, veramente numerosi come sempre. Allora speriamo di avere anche tanti genitori all'ascolto della prossima puntata in modo particolare. A me ovviamente corre l'obbligo in chiusura di ringraziare la dottoressa Scevola, che è stata nostra ospite. Grazie per la chiarezza e la precisione. Grazie a voi e buona giornata. Ovviamente anche grazie alla dottoressa Maria Bossa, perché come sempre gli argomenti sono interessantissimi. Saremo sempre qua per un po' di tempo. Io ringrazio ovviamente lo sponsor, ricordo a tutti la nostra pagina facebook.com/liberamenteradioattività. Liberamente tornerà giovedì prossimo nel consueto orario delle 19.05 e in replica il sabato alle ore 9.05. Da Guido Roberti è tutto, linea che può ritornare alla programmazione di Radioattività. Liberamente. La nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da Agri Alimentari Chilometri Zero. Lo trovi in via dei Rettori 2 Barra e in via del Pane 8, nel cuore del ghetto. Agri Alimentari Chilometri Zero. Radioattività. Radioattività. Liberamente. La nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da Agri Alimentari Chilometri Zero. Lo trovi in via dei Rettori 2 Barra e in via del Pane 8, nel cuore del ghetto. Agri Alimentari Chilometri Zero.
Buonasera gentili amici di Radioattività, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Liberamente, la nostra rubrica dedicata al mondo della psicologia, della mente. Un caloroso saluto da Guido Roberti e do il ben ritrovato anche alla dottoressa Maria Bossa. Saluti a tutti, siamo nuovamente qui in questa nuova trasmissione proprio per dare delle informazioni molto molto interessanti, Guido. Infatti continueremo il viaggio tra immagine e mente, l'ultima puntata di questo modulo, immagine e mente, e in particolare oggi guarderemo il mondo dei bambini, l'influenza delle immagini nella loro crescita formativa e l'importanza quindi anche del ruolo genitoriale e di tutti quelli che sono i mezzi di comunicazione, la televisione, il cinema, il computer, le immagini che possono arrivare al bambino. Però cominciamo a capire quando nel bambino le varie fasi d'età in cui arriva la distinzione tra ciò che è reale e ciò che invece non è reale, cioè tra fantasia e realtà. Come avviene questa formazione? Certamente Guido, guarda, io adesso sarò costretta a fare un piccolo riassunto un pochino di questa cosa anche per le persone che non hanno ascoltato le puntate precedenti, no? Le altre trasmissioni, perché è fondamentale comprendere che il bambino ha un mondo mentale in evoluzione, non è che il bambino nasce già con un cervello formato e con una dimensione della vita chiara. Il bambino impiega moltissimi anni per far maturare dentro di lui un comportamento, un'accezione, comprensione della vita e del mondo intorno a lui. Quindi, allora, volendo fare così, volendo fare un riassunto veloce, dobbiamo comprendere che, allora, abbiamo detto che il cervello riceve degli impulsi sensoriali e quindi gli arrivano queste immagini sotto forma di impulsi. Piano piano lui decodifica queste immagini nel nostro cosiddetto vaso di Pandora, le mette dentro, incanala tutto quello che lui riceve e memorizza. E a quel punto però quello che noi dobbiamo ben comprendere è che il bambino non ha una chiara dimensione della realtà, di quello che è reale e di quello che è fantasia dentro di lui. Poiché tutto il suo mondo, e lo sappiamo tutti, il nostro mondo è l'attività del cervello, purtroppo, volenti o nolenti, il nostro mondo viene decodificato da questa meravigliosa macchina che abbiamo dentro di noi, che abbiamo detto, le nostre cellule sono addirittura quanto tutte le stelle dell'universo, le nostre cellule nervose. Allora, nel mondo del bambino, è tutto quello che lui vive, addirittura anche i sogni, poi vedremo, oppure le immagini che gli arrivano, sono come se fossero reali. E allora, questo abbiamo detto questa cosa, dobbiamo considerare anche la capacità simbolica del bambino che abbiamo detto, cioè poi attraverso il simbolo piano piano il mondo si forma e noi capiamo tante cose, la mamma è fatta così, il papà, la mela, l'albero, il sole, abbiamo visto l'altra volta come nel sole, che è un simbolo paterno, molte volte in bambini che hanno due padri o due figure paterne scompaiono due soli nei sogni dei bambini o nella vita dei bambini, nei disegni dei bambini, immagini dei bambini, no? Allora, il bambino riceve per immagini e piano piano impara a servirsi del simbolo, però il fatto che lui si serva del simbolo non vuol dire che lui capisca che il mondo esterno è che un cartone animato che io vedo non è reale e che un'immagine che o quel qualcosa che ci viene detto in famiglia non è reale. Fate per esempio perché anche le parole che ci vengono dette hanno un'influenza sul cervello del bambino, sulle sensazioni che il bambino riceve, perché le parole sono il ponte di comprensione che lui ha rispetto al mondo esterno. Abbiamo detto immagini, parole, emozioni, le cose ci danno emozioni, memoria, memorizzazione, vaso di Pandora, e nel vaso di Pandora finisce di tutto, Guido. E quindi guai per esempio a dire a un bambino di 4, 5, 6 anni: attenzione, arriva l'uomo nero se ti comporti male. Certamente, ma di questa cosa siamo stati vittime un po' tutti. Attenzione alle parole che diciamo per esempio quando minacciamo al bambino di abbandonarlo: ti lascio per la strada da solo, oppure ti mando in collegio. Io nella mia attività terapeutica ho avuto tantissime esperienze di memorie terrorizzanti che c'erano rimaste dentro perché i nostri genitori ci minacciavano in continuazione, per esempio in caso se tu non sei buono ti mando in collegio, se non sei buono ti mando in collegio. Il bambino ci ha creduto veramente, e questo è uno dei poteri
Questi sono dei poteri nefasti dell'educazione, perché un genitore si serve di minacce che poi il bambino considera vere e vive in un mondo di terrore, spaventato, che non dice all'adulto, perché il bambino molto spesso ha paura del genitore e non dice le sue paure, le sue angosce, fa il bravo, però vive con l'incubo dell'uomo nero dietro la porta. Come si codifica, come si traduce questa paura che deriva dai primi anni di vita nell'età adulta? Cioè nell'adulto come può rimanere interna questa paura? Come si manifesta eventualmente? Se si manifesta, perché magari è latente. Beh, quando diventiamo adulti questa cosa semmai ci si evidenzia come una paura oscura, come un'angoscia oscura rispetto alla quale noi non riusciamo neanche più a comprendere che quella paura si riallaccia a una... perché quando diventiamo adulti capiamo che l'uomo nero non esiste e che dietro la porta di casa, dietro e sotto il letto non c'è lo scheletro. Però quanti di noi sono andati a letto la sera, hanno guardato sotto il letto quando erano bambini per paura che ci fosse un mostro? Perché la nostra mente crea mostri. Ecco, e allora qua poi dobbiamo un po' riallacciarci, anche da adulti noi vediamo mostri, non mi voglio addentrare in argomenti extrasensoriali, argomenti strani, dove si vedono fantasmi extraterrestri dappertutto, qua non è un argomento che mi riguarda, però l'uomo crea mostri, se li crea anche, perché? Perché abbiamo bisogno del bene e del male, del confronto, no? Nella nostra vita, di quello che è giusto fare, di quello che è sbagliato fare, della punizione, perché noi poi abbiamo alle spalle storie di lotte, di guerre, di torture, di cattiveria, di crudeltà, insomma non è semplice questa cosa. Ma torniamo al bambino. Ecco, allora, fondamentale comprendere che le parole hanno un peso per il bambino. Se noi gli diciamo guarda la farfalla, no, guarda, c'è l'asino volante che sta venendo, il bambino aspetterà tutta la giornata un asinello volante fuori dalla finestra, perché lui ci crede. Quando avviene il passaggio, la comprensione di ciò che è reale e di ciò che invece non è reale? Cioè è un passaggio automatico, soggettivo, cambia da bambino a bambino? È assolutamente genetico ed è codificato nello sviluppo della maturazione dell'essere umano. Quando questo non avviene dobbiamo dire che ci sono degli scompensi psichiatrici in una persona, ecco. Però in qualche modo verso i 5-6 anni il mondo comincia a diventare più serio per il bambino, cioè lui comincia a distinguere. La distinzione più netta avviene piano piano durante la fase di latenza, perché il bambino dai 5-10 anni è la cosiddetta fase di latenza, nel quale si tranquillizza, nel quale non è più tanto spaventato dal mondo esterno, il simbolo diventa più importante, la capacità simbolica, però ancora dobbiamo... è un processo che avviene piano piano dai 5-10 anni. Quindi attenzione anche con un bambino di 8 anni o di 9 anni, attenzione a questo. E adesso poi affronteremo anche un po' dopo, nella seconda parte della trasmissione, affronteremo le favole, quello che noi possiamo dire al bambino non possiamo dire, le immagini subliminari che ci arrivano straordinariamente e in maniera molto inquietante anche da parte di cartoni animati sui quali noi non penseremmo assolutamente ci possano essere dei riferimenti pericolosi, ma ci sono anche degli input esterni dai quali è bene lasciare il bambino tranquillo riguardo a questi input, a queste informazioni che vengono date dall'immagine televisiva, cartoni animati, favole, fantasie, e quindi andremo avanti sulle immagini subliminari che sono veramente inquietanti certe volte, Guido. Capiremo proprio nella seconda parte questi messaggi subliminali che possono arrivare, scopriremo anche cose, vi assicuro, insospettabili, ed è bene proprio illustrare ai nostri ascoltatori l'importanza delle favole, ma anche i tanti punti su cui fare attenzione nella crescita, nell'educazione del bambino, che come ha detto la dottoressa Maria Bossa, geneticamente a una certa età forma e si crea la differenza tra ciò che è reale e ciò che non lo è, ciò che è fantasia, un po' l'età in cui Babbo Natale non arriva più. Non arriva più, ma io mi ricordo che credevo proprio in Babbo Natale, c'era un alberello della mia famiglia dove mettevano sempre un Babbo Natale di pezza e c'era la mia sorellina più grande che aveva 8 anni più di me,
che si divertiva, lei si nascondeva dietro l'albero e parlava, io rimanevo lì a ascoltare quello che mi diceva Babbo Natale, ma io ci credevo, ma vi assicuro, veramente, era un momento magico per me, e mia sorella dall'altra parte si divertiva a prendermi in giro, no? E, ma io, tutti i bambini, no? Cioè, tutti noi abbiamo creduto alle favole. E a volte ci pensiamo che forse in quel mondo di magia sarebbe meglio restarci. A tra poco nella seconda parte di Liberamente. Liberamente torna tra poco. Un mondo che ci appartiene. Sapere ciò che mangiamo, quello che mangi, è fondamentale. Agrialimentari Chilometri Zero. Lo trovi in via dei Rettori 2 Barra e in via del Pane 8, nel cuore del ghetto. Solamente noi, i primi a Trieste. Agrialimentari Chilometri Zero. Scegliamo e vendiamo prodotti sani e genuini a Chilometri Zero. Il primo agriturismo in centro. Agrialimentari Chilometri Zero, perché Chilometri Zero significa solo prodotti del nostro territorio, dalle nostre aziende agricole. Agrialimentari Chilometri Zero, aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 23. Assaggeria, prodotti, salumi e formaggi tipici fino a tarda sera. Scopri su Facebook le novità gastronomiche del giorno. Radioattività. Siamo rientrati in studio nella seconda parte di Liberamente. Per tutti gli amici di Radioattività che ci seguono attraverso anche i social network, io vi ricordo la pagina facebook.com/liberamenteradioattività. Noi attraverso questa pagina, e in particolare grazie al lavoro di Massimo Petronio, siamo riusciti un po' a stuzzicare la vostra curiosità con una serie di immagini, in particolare derivanti dal mondo delle favole, per capire che spesso nelle favole, al di là di quelli che sono i valori distintivi tra il bene e il male, si nascondono dei messaggi anche inquietanti, messaggi subliminali. Su questi due temi ci concentriamo nella seconda parte con la dottoressa Maria Bossa. Andremo quindi prima a spiegare l'importanza delle favole nella crescita del bambino e poi sveleremo i lati nascosti. Eccoci qua, infatti una cosa su cui vorrei portare l'attenzione è proprio questo, che noi non è che possiamo eliminare al bambino tutte le informazioni che vengono dall'esterno oppure togliergli il suo mondo magico di fantasia, perché poi il mondo magico segue una sua maturazione, no? E in qualche modo attraverso le storie che ci vengono raccontate, attraverso le favole, il bambino impara un comportamento giusto, sano. E da sempre ci sono state le storie dell'uomo che hanno seguito i miti della creazione dell'umanità, no? E quindi i miti che hanno seguito la morte e la rinascita, il sole e la notte, il bene e il male, l'ombra e la luce. E tutte queste cose poi si sono amplificate e si sono evolute nella storia, nelle storie delle religioni, dei miti e nelle storie, nelle favole che si riallacciavano proprio alle esperienze quotidiane di tutti i giorni e che in qualche modo avevano anche delle presenze di aiuto nella vita di tutti i giorni, perché in ogni favola c'è comunque la storia di un personaggio che deve ottenere delle cose, che si trova semmai in situazioni difficili che deve affrontare, e in queste situazioni difficili c'è sempre, molte volte, una fatina buona che aiuta o degli animaletti che intervengono per poter dare una mano, e poi c'è il cosiddetto l'ombra del cattivo, della strega o del mago, così, che in qualche modo può diventare pericoloso. E molte volte in moltissime favole fantasy c'è l'immagine dell'eroe, questo eroe che questa figura mitica maschile che arriva, aiuta e affronta il drago, per esempio il drago che rappresenta un simbolo di energia negativa, di potere. Molte volte anche un drago può essere anche buono, positivo. Quindi gli angeli, i cavalli volanti, cioè ci sono delle favole che sono state importantissime nella vita di tutti noi, nella maturazione dell'essere umano. C'era Esopo che si trovava i primi anni dopo Cristo, che ci sono state le favole di Esopo, per esempio. Quindi piano piano l'uomo si è sempre servito delle favole, assolutamente, per comprendere i comportamenti e come bisogna comportarsi. Quindi nel mondo del bambino, Guido, le favole
sono importanti e non vanno negati al bambino. Abbiamo favole come Peter Pan, come attualmente abbiamo dei personaggi incredibili che sono creati dalla nuova cartonistica e dalle nuove possibilità tecniche, no? A me viene in mente Pinocchio, perché Pinocchio, al di là di un dato statistico, che è il secondo libro più letto al mondo dopo la Bibbia. Ah, e questa è una cosa abbastanza incredibile. Questo la dice lunga, eh sì, perché in Pinocchio c'è di tutto. In Pinocchio c'è tutto. C'è lo squalo che rappresenta la grande madre, c'è il bambino robot che poi si trasforma, c'è il proprio simbolo alchemico di trasformazione da burattino, quindi da incapace di intendere e di volere, finché non diventa poi un essere pensante. La saggezza del grillo. C'è la saggezza del grillo, povero grillo, che viene sempre, e questo anche la figura del grillo saggio. Ci sono i due, c'è il gatto e la volpe, quindi l'inganno, no? il male, la fraudolenza. C'è poi l'incapacità, c'è appunto io che sono attratto dai piaceri, quindi c'è la fata turchina, c'è di tutto, veramente. Attenzione, perché nelle favole però spesso si nasconde un messaggio subliminale, ed è qui che concentriamo ora l'attenzione. Certo Guido, e ti ringrazio di avermi portato questo argomento, sennò io poi parlo troppo e non vado al dunque. Allora, l'altra volta abbiamo parlato di messaggi subliminali, cioè di come un messaggio veicola altri messaggi, un messaggio apparente ne veicola altri. Io vi devo dire che abbiamo scoperto in questa analisi un po' dei messaggi subliminali, dei messaggi molto inquietanti anche in cartoons nei quali noi non penseremmo mai dove potessero nascondere queste immagini. C'è per esempio un cartoon che adesso è di grandissima diffusione negli Stati Uniti, che è la Porcellina Pig. Invito tutti quanti voi, voi che frequentate internet o Facebook, di andare a vedere questa immagine della Porcellina Pig, perché è una innocua bambina che ha un viso da porcellina, e fin qua niente di male. Questa bambinetta è una bambina che fa così un po' anticonformista, fa tante cose, fa ridere, è una che si ribella, eccetera. Però se guardiamo bene, il viso della Porcellina Pig è un simbolo fallico, essenzialmente un simbolo fallico. E come mai? A me questa cosa, devo dire, è veramente un po' inquietato, Guido, perché io sono tranquilla, metto il mio bambino davanti a un cartone animato e poi scopro che questa bimba ha un viso con un'immagine fallica. E questa immagine fallica la troviamo molto spesso anche in cartoni dei quali noi non penseremmo mai che ci potesse essere questa cosa. Per essere franchi, il messaggio subliminale di fatto rimanda a quello che è lo stimolo essenziale primario dell'uomo, cioè il sesso, sostanzialmente. Cioè il messaggio nascosto spesso si riferisce a quella sfera lì. Guarda, il simbolo fallico non è tanto un messaggio di sesso, perché la simbolica poi si riferisce al primo contatto, che è la riproduzione, no? Ma in qualche modo poi assume dei valori molto più forti, assume dei valori di influenza, di potere, di espansione, di forza, di rigenerazione. Quindi dietro un simbolo fallico non c'è assolutamente più, semmai si perde proprio il messaggio primario, sessuale, ma si arriva a un messaggio di potere molto forte. E cosa fare un genitore a fronte di queste fiabe, considerando che il genitore non può sapere che magari si nasconde un messaggio subliminale? Cioè, c'è un rimedio o siamo circondati, oberati dai messaggi subliminali? Beh, io quello che posso consigliare, prima cosa, è di non sottoporre al bambino senza un controllo ai cartoni animati. Quindi comprate semmai delle serie di cui siamo tranquilli, come i Puffi, oppure anche ci sono dei cartoni animati, adesso mi sfugge, americani, che sono gli Holly Hobby, che sono quelle specie di puffetti grandi perché sono educativi. Anche la Walt Disney in qualche modo educativa, Pippo, Pluto, Topolino. E poi fondamentalmente accompagnate i bambini nella visione dei cartoni animati, cioè decodificate al bambino, spiegate: guarda, questa cosa non è reale. Quando ci troviamo di fronte a delle storie fantasmagoriche di questi cartoni animati, dove compaiono mostri, compaiono delle cose spaventose,
semmai se vi trovate lì con il bambino tutto attaccato alla sediolina così, prenderlo per manina e dire: guarda, non ti preoccupare, queste sono immagini, non sono vere, dai forza, vedi che poi arriva sempre, che arriva sempre la fata buona che questa cosa la distrugge. E quindi aiutarlo in questa decodificazione. E poi mai un film horror, mai. Ma neanche per l'adulto. Mai, ma neanche per adulti. Film horror, morti viventi, i cosiddetti zombie, Dracula. Io veramente caldamente vi raccomando di stare alla larga dalle informazioni spicciole, dalle serie televisive, perché allora abbiamo visto, l'immagine colpisce. Le emozioni sono illegante e queste immagini finiscono nel vaso di Pandora e comunque rimangono dentro e ci spaventano. Ma perché dobbiamo farci spaventare? Ma chi ce lo fa fare? Perché dobbiamo vivere una vita condizionata da un mondo esterno di simboli di potere, simboli fallici, e ce ne sono, vi assicuro, addirittura, non oso dirlo, nell'euro, se guardate bene un euro c'è un simbolo fallico, andate a cercarlo su Facebook. Andate a curiosare e scommettiamo che ritroveremo un po' il riflesso di questa situazione dei film horror nel prossimo modulo, nel prossimo mese, perché si parlerà di sonno, sogni, certo, e mente. Sicuramente. E lì tante volte queste cose le ritroviamo in un mondo parallelo che è quello del sonno, è vero? Il sogno, Guido, è la nostra seconda vita. Ed è interessantissimo ed affascinante poi entrare nel mondo dei sogni, ma non i sogni della smorfia o quelli che possiamo usare tutti i giorni così tanto per capire che cosa ci succede, oppure come possiamo giocarci quei numeri che sono riferiti a quel simbolo, ma come il sogno è vitale per la vita di tutti gli esseri umani. Il sonno e il sogno sono una cosa che fa proprio parte dell'evoluzione dell'uomo. Vi aspetto numerosi la prossima volta, perché ne scopriremo delle belle guardando il mondo dei sogni da un punto di vista psicologico, antropologico ed evolutivo. Ad aprile su Radioattività, tutti i giovedì a partire dalle 19.05, le 4 puntate su sonno, sogni e mente con Guido Roberti e soprattutto con la dottoressa Maria Bossa, che ringrazio, e appuntamento alla settimana prossima. Vi aspetto numerosi, sempre più numerosi. Liberamente, la nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Liberamente è offerto da Agri Alimentari Chilometri Zero. Lo trovi in via dei Rettori 2/A e in via del Pane 8, nel cuore del ghetto. Agri Alimentari Chilometri Zero. Radioattività.